Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Wrist Addiction. Io sono Marco Bracca e sono un appassionato di orologi. La mia collaborazione con Swatch Group e in particolare con Tissot va avanti e l'orologio che ho deciso di presentarvi oggi è il Seastar, il diver della Maison. A voi il video! Ed eccolo qui, il Tissot Seastar 1000 Powermatic 80. Mi conoscete ragazzi, ho un debole per gli orologi subacquei e la scelta di questo modello non è stata casuale. Il principio cardine di questa collaborazione con l'azienda è la mia totale libertà di scelta nel loro catalogo, per rispettare il più possibile i miei gusti e ovviamente per portare sul canale video recensioni trasparenti e sincere. Chiusa parentesi, parliamo di lui. Il Seastar nelle linee si allontana parecchio dai canoni classici. Il design, moderno e puramente sportivo, è caratterizzato da tratti molto netti e muscolosi. Fa un po' l'occhiolino all'Oris Aquis, mantenendo però uno spirito ed un'identità proprietaria. Con una cassa così spigolosa, la scelta del giusto tipo di lancette è importantissima, e secondo me non potevano trovare un abbinamento migliore. Sono grandi il giusto, per creare, dal mio punto di vista, una perfetta coesione generale. La leggibilità, di conseguenza, è veramente eccezionale, caratteristica che ho apprezzato veramente molto. Ma ora diamo un'occhiata più da vicino al quadrante. Trovo che il bilanciamento generale sia veramente ottimo. Il logo Tissot è posizionato un po' più in alto rispetto a come altri brand ci hanno già abituato, ma non è una scelta casuale. Il datario infatti si trova ad ore 6, dall'altra parte del quadrante. Ottima mossa per creare una gradevolissima simmetria verticale. Gli indici, a bicchierini, sono applicati sulla ghiera interna e non sul fondo del quadrante. Secondo alcuni sono un po' sottodimensionati e può sembrare così ad un primo impatto, ma posso dirvi che dopo averlo indossato per qualche giorno, a colpo d'occhio sono sempre molto gradevoli ed anzi, contribuiscono ad aumentare la leggibilità generale, lasciando sempre in primo piano le lancette. La lancetta dei secondi è molto fine, con un piccolo dot luminoso sulla punta, con il logo T di Tissot posto nell'altra estremità. Il vetro del Seastar è uno zaffiro piatto, molto resistente, con trattamento antiriflesso interno. Il lume è in Superluminova, che è molto più potente sulle lancette rispetto agli indici, forse perché sono un pochino più piccoli, ma posso dire che in generale al buio fa il suo dovere, e il blu, beh, ha il suo fascino. La ghiera girevole è ovviamente unidirezionale ed ha 120 scatti, molto precisi e dal facile azionamento. Ha un bellissimo inserto in ceramica che regala riflessi molto particolari in base al tipo di luce dal quale viene colpito. La cassa da 43 mm ha una lavorazione veramente ottima, lucida nella parte frontale e finemente satinata sui lati, con però questi piccoli dettagli lucidi che, in questa versione con bracciali in acciaio, generano un'armonia pazzesca. La corona è molto robusta ed è ovviamente a vite. Il serraggio è molto soddisfacente con un bel feeling di avvitamento. Offre un ottimo grip al tatto ed è completamente lucida con logo Tissot in rilievo. Alcune ottime riprese della cassa le ha fatte il mio amico Watchmaniac, quindi andate a recuperare anche la sua di recensione. Girando l'orologio troviamo una finestra sul calibro che lo anima. E lì ci arriviamo tra poco. Il fondello è a vite, ovviamente, ed anche qui le rifiniture sono veramente di livello. Nell'anello lucido centrale troviamo alcune informazioni tecniche dell'orologio, come ad esempio la resistenza all'acqua fino a 300 metri di profondità. Ma ora parliamo brevemente del calibro. Come dice il nome dell'orologio, il Seastar monta il nuovo calibro Powermatic 80 di Tissot, sostanzialmente un ETA 28-24 con svariate modifiche. La riserva di carica è di 80 ore al posto delle 40 standard, da qui appunto il nome. Questo è indubbiamente un pregio, non lo si può negare, che si è ottenuto grazie a pesanti modifiche al calibro base. Le alternanze sono state abbassate a 21.600 dalle 28.800 di partenza. Questa modifica teoricamente dovrebbe allungare i tempi di manutenzione dell'orologio, ma la scelta che più ha fatto discutere nella community è l'assenza della racchetta di microregolazione sul bilanciere. È stata sostituita da due viti poste proprio sul bilanciere ed è un sistema nuovo, un sistema di regolazione che non si è mai visto prima. Teoricamente un abilissimo orologiaio potrebbe metterci mano, tutto si può fare nel mondo degli orologi, ma dato che è un sistema nuovo lo scopriremo solo tra qualche anno. In ogni caso il mio personale consiglio è quello di effettuare le revisioni periodiche proprio alla Maison. Questa nuova tecnologia è condivisa anche con altri brand dello Swatch Group, come Hamilton, Mido e Certina, e ne sono certo farà discutere ancora per molti anni, quindi stiamo a vedere. Passiamo al bracciale, è veramente molto comodo ed avvolgente e la lavorazione è molto gradevole con parti satinate e parti lucide fino ai finali. Le maglie ovviamente sono piene e trasmettono un ottimo senso di robustezza.
La clasp è satinata con il logo Tissot inciso, un dettaglio che si fa apprezzare. Il bracciale inoltre è provvisto del sistema di allungamento per la muta da sub, facilmente azionabile con un pochino di pressione sulla clasp. La caratteristica che più mi ha sorpreso dopo qualche giorno di prova è stata la sua ottima vestibilità. È un diver braccialato da 43 mm, difficile dimenticarselo al polso con un fisico come il mio. Ma è proprio questo quello che accade. Non è per nulla ingombrante, e anche nelle sue dimensioni generose, bacia al polso che è una meraviglia. Questo secondo me è dovuto alle anse piuttosto fini, che non ingombrano per niente. In conclusione, il SeaStar 1000 Powermatic 80 è decisamente un orologio molto valido, ben costruito e secondo me molto riconoscibile. Sicuramente è uno dei migliori sub nella sua fascia di prezzo che, vi ricordo, in questa versione braccialata ha un listino di 695€. Se volete dare un'occhiata vi lascio qui sotto in descrizione il link direttamente al sito di Tissot, che ringrazio tantissimo per il dono e per l'opportunità. Con in cuor mio tantissima voglia e desiderio di collaborare ancora. Se volete supportare i contenuti di questo canale in modo attivo, potete farlo su Patreon, una piattaforma che dà la possibilità a creatori di contenuti come me di portare avanti il proprio progetto qua su YouTube grazie anche alle donazioni completamente libere di voi follower. Praticamente il sito dà anche dei privilegi in base alla fascia di donazione, come ad esempio video in anteprima, contenuti esclusivi quando possibile, o l'accesso tramite link a un gruppo Telegram riservato unicamente ai Patrons, dove dentro ci sono anche io, possiamo scambiare due chiacchiere rivolte soprattutto allo sviluppo del canale. Il senso è anche e soprattutto quello. Volevo ringraziare tutti i miei grandiosi Patron, che sono tantissimi ormai. Ragazzi, non smetterò mai di ringraziarvi. Il vostro supporto per me è veramente fondamentale. Se il video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un bel like qui sotto, che come vi ricordo sempre aiuta tantissimo il canale nella crescita. Magari commentate per farmi una domanda o generare un piccolo dibattito con gli altri utenti. E se desiderate supportarmi e ricevere altri contenuti sul mondo degli orologi in futuro, iscrivetevi cliccando questo link. Grazie a tutti.